C'era un po' di aspettativa perché questo Papa così credo che sì, che tutti, chiunque lo vuol conoscere per vedere di persona com'è. E in effetti questa sua semplicità è un qualcosa che disarma perché non siamo stati abituati, no? A un Papa così vicino alle persone. Io credo che probabilmente in questo momento ci voleva proprio un personaggio così. E mi ha fatto piacere conoscerlo. Certo che quando c'è tanta gente, oltre al saluto, c'è poco tempo. Mi piacerebbe poterlo incontrare, magari, e scambiare due parole, quello sì. Per dirgli che cosa? Ma intanto per dirgli che quello che sta facendo, cioè che siamo con lui. Lui dice sempre no, pensatemi o pregate per me, così. E io penso che sia importante per ridare fiducia. Insomma, non devo essere io a dire che stiamo passando un momento un po' di sbandamento generale. E allora che ci sia qualcuno che invece ci crea un appiglio è fondamentale. Signore, sii per me compagno di squadra, giudice di gara, amico. C'è sempre stata per me la fede. Se devo essere sincera, non ho mai avuto il coraggio di chiedere aiuto per fare le gare, perché ho sempre pensato che ci fossero delle cose molto più importanti che chiedere aiuto per fare una gara. Dico, allenati, vai e arrangiati, no? Questo. Però a Mosca alle Olimpiadi, un pensierino, ho detto, beh, se proprio oggi non sai cosa fare. Ricordo di aver fatto questa gara e mano a mano che saltavo, ecco, di avere delle buone sensazioni. E quando ho saltato 1,98 m, che era record italiano, mi sono detta: non mi sconcentrate, mettete 2,1 che se rifaccio la stessa cosa il salto riesce. Ed è stato così, cioè in fondo è venuto anche facilmente. Pietro, cioè, praticamente eravamo coetanei e abbiamo fatto lo stesso percorso atletico, ci siamo anche allenati sulla stessa pista per diversi anni, quindi abbiamo condiviso la fatica, il sudore e anche delle scelte importanti sicuramente. La folla è bellissima e serve ed è facile da gestire quando sei nello stadio e la folla sta fuori. Perché io una volta ero in Sicilia e ad un certo punto, adesso non ricordo se era stato dopo il record del mondo o dopo la medaglia alle Olimpiadi, facevamo sempre a fine anno una gara lì e a fine gara c'è stata l'invasione di campo. L'invasione di campo, io mi sono trovata a un certo punto circondata dalle persone che mi portavano dove volevano e ho avuto una sensazione di paura anche, eppure erano persone che erano lì non per farmi del male, no? Ma per dimostrarmi affetto e perché mi volevano toccare, perché insomma, come se fossi, no? Sì, hanno dovuto prendermi e portarmi via. Io mi trovo delle volte, non so,
ad essere via da casa e tornare proprio stanca così, magari nonostante la stanchezza basta che arrivi a casa, magari mi metto a fare il giardinaggio, no? E che però mi rilassa e mi c'è bisogno. Poi mi piace, non so, anche il silenzio, senti l'uccellino, insomma, un po' tutto, sì. Non riuscirei a fare a meno di questo.